Il Calvario ha 100 facce e altrettanti sentieri che portano alla cima di una disperazione o di una forma di male. Immigrato, disoccupato, precario, corrotto, speculatore, criminale, sono le croci e le piaghe che nella notte del Venerdì Santo hanno scandito le tappe della Via Crucis al Colosseo, secondo il racconto che ne ha fatto Monsignor Bregantini, l'arcivescovo di Campobasso Boiano, autore delle Meditazioni, e che hanno raggiunto Papa Francesco, assorto in un silenzio che è parso scavare nel cuore delle migliaia in ascolto al riparo delle candele accese. E il Papa, che non voleva parlare ma solo meditare nel suo cuore, ha poi deciso altrimenti, per ricordare che la croce, pesante come la notte delle persone abbandonate, che riassume tutta la bruttura del male, ha anche un altro volto. Tuttavia è anche una croce gloriosa, come l'alba di una notte lunga, perché raffigura tutto l'amore di Dio che è più grande delle nostre iniquità e dei nostri tradimenti. Nella croce vediamo la mostruosità dell'uomo quando si lascia guidare dal male, ma vediamo anche l'immensità della misericordia di Dio che non ci tratta secondo i nostri peccati, ma secondo la sua misericordia. Nel pomeriggio la liturgia della Passione di Cristo aveva sentito risuonare in San Pietro la voce del predicatore pontificio padre Raniero Cantalamessa in una netta denuncia di quanto il più antico nemico di Dio, il denaro, abbia da sempre acceso la cupidigia dei vari Giuda della storia, dall'Iscariota all'ultimo gestore disonesto della cosa pubblica che popola i nostri giorni. Giuda cominciò con sottrarre qualche denaro dalla cassa comune. Dice niente questo a certi amministratori del denaro pubblico? Ma senza pensare a questi modi criminali di accumulare denaro, non è già scandaloso che alcuni percepiscano stipendi e pensioni 50 o perfino 100 volte superiori a quelli di chi lavora le loro dipendenze e che alzino la voce quando si profila l'eventualità di dover rinunciare a qualcosa per una maggiore giustizia sociale? L'eco delle parole di padre Cantalamessa si è poi unito idealmente con la preghiera di Papa Francesco al Colosseo, quando ha ricordato come sul legno della croce di Gesù pesino tutte le ingiustizie perpetrate da ogni Caino contro suo fratello, tutta l'amarezza del tradimento di Giuda e di Pietro, tutta la vanità dei prepotenti, tutta l'arroganza dei falsi amici. O nostro Gesù, guidaci dalla croce alla risurrezione e insegnaci che il male non avrà l'ultima parola, ma l'amore, la misericordia e il perdono. O Cristo, aiutaci a esclamare nuovamente: ieri ero crocifisso con Cristo, oggi sono glorificato con Lui. Ieri ero morto con Lui, oggi sono vivo con Lui. Ieri ero sepolto con Lui, oggi sono risuscitato con Lui.